in collaborazione con Sparcasse, cassa di risparmio. Bene, possiamo iniziare la nostra conferenza stampa. Grazie a chi è intervenuto. Volevamo presentare con questa occasione la partecipazione ai play-off dello Scudetto che iniziano domenica. Se potete ricordare che la partita è compresa in abbonamento. Gara 3 non compresa, mentre gara 1 compresa. Abbiamo il capitano e l'allenatore. Vi lascio fare subito le domande, così possiamo entrare subito nell'argomento. Ma prima quello puntuale. Praticamente. siamo un appuntamento che ormai è abbastanza di consuetudine per voi, nel senso che ormai i play-off sono un risultato che raggiungete sempre, non è una cosa scontata, però è così. Quest'anno una partenza un po' difficile, poi alla fine insomma c'è stata questa cavalcata che vi ha consentito di arrivarci in una posizione che non è forse la migliore possibile, però è la migliore ottenibile, diciamo, dopo quella partenza. Non lo so, per cui le aspettative adesso quali sono? Comincio io? Le aspettative sono comunque alte. Incontriamo una squadra come Verona che ha dimostrato tanto in questo campionato e la incontriamo, secondo me, nel momento di crescita nostro, perché da quell'undicesima posizione arrivare quarti a fine di regular season non era semplice, l'abbiamo detto e ripetuto, e adesso sta concretizzare e rendere vivo quello che abbiamo creato durante questo periodo in palestra. Verona è insomma una squadra temibile, bisognerà affrontarla con la testa e con tanto tanto spirito. Questo è quello che penso. Ma Trento, domanda per tutti e due, come ci arriva a livello fisico e mentale, soprattutto a questo quarto di finale, anzi anche il discorso a questi play-off generali tra quelli di campionato e quelli di Champions League? Ma dal punto di vista fisico buono, dal punto di vista mentale questo qui è una bella domanda, a cui insomma la risposta corretta te la potremmo dare dopo il quarto, no? Nel senso che la tua domanda, assieme a quella del tuo collega, insomma, ci sono dentro tanti aspetti importanti. Uno è proprio quello mentale, e che si lega anche al fatto della domanda precedente, dove si è parlato di consuetudine, no? Questo ne abbiamo parlato. Quello che i ragazzi hanno fatto fino adesso, nel male all'inizio e nel bene alla fine, è un fatto. Ok, è un qualcosa che comunque non va dentro il playoff, e quando si dice che si riapre la nuova parte della stagione, non bisogna essere collegati con la stessa mentalità e la stessa lunghezza d'onda della regular season. La regular season ha una durata prestabilita e i playoff no, vale a dire che è vero che durano tanto ma non per tutti. E questo è un aspetto molto importante, soprattutto in un ambiente che insomma i playoff spesso e volentieri li ha percorsi tutti, no? Il playoff è questo, soprattutto il playoff tra quarta e quinta è un qualcosa di diverso rispetto ad altri playoff. Ne abbiamo parlato ma non per diciamo, giudicare noi o per metterci delle ansie, però la storia a volte racconta dei fatti sui quali tu devi ragionare. I fatti sono che negli ultimi 10 anni è andata meglio alla quinta che alla quarta, e questa cosa, al di là del valore statistico, ha un valore del fatto che bisogna pensare cosa può essere successo nella testa dei quarti e dei quinti, no? E magari capire se ci sono state da parte dei quarti delle convinzioni che poi dopo hanno limitato l'accesso agonistico a questi quarti, no? Io credo che
Quando tu arrivi quarto, il primo aspetto che bisogna cancellare, secondo me, della regular season è che a volte si considera che il quarto è più forte del quinto, no? Quando invece la differenza è un punto, come in questo caso, a volte la differenza 7. Quello che l'uniche verità che vengono raccontate sono quelle dei numeri, e i numeri dicono che abbiamo una pallavolo diciamo nel complesso simile, diverse nelle due fasi, e noi ovviamente vogliamo cercare di aumentare le nostre caratteristiche principali, fare vedere più spesso in partita e cercare di nascondere le nostre criticità, ma vogliamo andarci con tra virgolette l'aspetto umili dei forti, no? Nel senso che se sono accadute queste cose qui negli ultimi 10 anni, vuol dire che dietro ci sono state delle cose che non hanno funzionato nei quarti, e noi vogliamo capirle in modo da non ripetere eventuali errori. Sì, io approfondirei ancora quella parte là dello psicologico, è una cosa che volevo arrivarci magari con un attimo di grado, perché la mia domanda aveva anche proprio questo senso, prima era un po' generale, ma più puntualmente volevo chiedervi questo. La sensazione che io ho avuto, molto personale, vedendo da fuori le partite, è stata che nelle ultime partite in particolare ho notato più nervosismo del solito. Cioè, c'era un po' di nervosismo anche sulla panchina, anche tra qualche giocatore, ogni tanto, a qualche episodio anche, come dire, di screzio con il pubblico, con gli allenatori. Cioè, mi davano un po' la sensazione di una squadra che si sentiva addosso la pressione di dover arrivare al risultato e di dover centrare questo obiettivo che si era posto e che però, insomma, non era scontato, era una cosa che bisognava costruire partita dopo partita e non c'era più margine di errore. Arrivati all'obiettivo, riuscite, ammesso che sia vero quello che dico, perché magari l'intervallo non è assolutamente così, però se fosse ammesso in un concesso che sia vero, si riesce a resettare tutto e avere un altro tipo di pressione, che è quello naturale dei playoff, quello che c'è insomma in queste situazioni, e che voi comunque. Il fatto che io dica che è una consuetudine implica anche il fatto che siete una squadra avvezza a questo tipo di partite, insomma, non è uno che arriva una volta nei playoff che non sa dove si trova, insomma. Per cui questa è una pressione che sostanzialmente siete abituati a gestire. Quella di prima un po' meno, credo, dal mio punto di vista, si rivelò questa cosa. Non eravate abituati a una rincorsa, a dover fare una rincorsa attaccati al gancio per un risultato che era per voi un risultato minimo, diciamo. L'anno scorso anche c'è stata questa, un rush finale, però era diversa la questione, insomma, si lottava per altri obiettivi, per cui gli obiettivi minimi erano già raggiunti, è stata un po' lunga forse come domanda, più lunga delle risposte. Ma io credo che nella testa dei giocatori si dia molta importanza ai playoff, non che la regular season non lo sia, ma nel momento in cui inizia nei playoff scatta nella testa di ognuno di noi un senso di responsabilità e di obiettivo, che è quello di giocarsi ogni partita a livello. Credo che quello che si è visto da fuori, o che insomma hai notato nelle ultime partite, sia dovuto a un episodio circoscritto alla regular season. Nel momento in cui si iniziano i playoff, tutto si cancella, tutto si rinizia e si rema sempre verso un unico obiettivo, anche perché se si vince la partita ce n'è un'altra davanti, se no finisce, e quindi c'è gran poco da discutere. La vedo dal punto di vista del giocatore, quindi scatta quella scintilla che ti fa rientrare in corsa e ti fa allineare assieme a tutti quelli che ci lavorano verso quell'obiettivo lì, quello di andare avanti il più possibile. Sì, io credo che se tu hai percepito quella cosa lì, vuol dire che noi, ovviamente l'allenatore compreso, abbiamo trasmesso quella cosa là. No, no, ma insomma, nello sport non è che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, nel senso che era una squadra che
ha veramente sofferto, è stata insieme e nonostante questa squadra continuasse a vincere dopo la settima partita, insomma la classifica non dava mai delle sicurezze, no? E quando tu arrivi sul finale è ovvio che anche perché il rischio sul finale, se tu avessimo fatto un incidente di percorso, non era tra il quarto e il quinto, magari era tra il quarto e il settimo, no? E quindi ovviamente ci tenevamo a non rovinare tutto con una classica scivolata sulla buccia di banana. Credo anche che comunque ecco, quando tu fai riferimento al discorso che siamo abituati, io non lo so se siamo abituati come questo gruppo qua. E questa cosa qua, perché siamo in una società che è abituata, siamo in un ambiente che è abituato. Questo ha pregi, la dimensione di questa società ha avuto una grande importanza in questa rimonta di questi ragazzi. L'atteggiamento, questa qui è stata una società che in una situazione che magari non ha vissuto, non viveva da tantissimi anni, è una società che ha parlato con la squadra per 2 volte, dopo 2 vittorie, impostando uno stile un po' diverso rispetto al resto della truppa, e quindi è molto importante. Tuttavia, quando tu quando vivi in un ambiente che è abituato a percorrere certi tragitti, devi fare anche attenzione a non farti coinvolgere da verità o da convinzioni che nel nostro caso potrebbero anche non essere applicabili, perché noi siamo quarti, questa società qua negli ultimi anni una volta mi sembra che sia arrivata quarta, e il playoff dei quarti, questa è l'unica verità secondo me. Al di là della storia passata, è che il playoff dei quarti è un playoff diverso anche in termini di mentalità e di preparazione. Quando nella mia carriera mi è capitato di arrivare quarto, quinto, sesto, sono stati impostati diversi di quando, anche a livello fisico, anche a livello mentale, di pressione mentale con i giocatori, rispetto a quando mi è capitato poche volte di arrivare sopra la quarta posizione. Perché i numeri dicono che comunque, insomma, spesso e volentieri, se tu non hai grossi infortuni o non fai dei danni in palestra, insomma, alla fine contro la sesta, contro la settima, la spunti, no? E quindi ti dà la possibilità, uno, di caricare nel lavoro e anche di lasciare un pochettino la testa di questi ragazzi un po' più libera per riempirla nei passi successivi. Noi questo non lo possiamo fare, noi la testa dobbiamo avere piena, piena di volontà, piena ha parlato prima di responsabilità, Pippo, vale a dire proprio di responsabilità nel prenderci delle azioni che dobbiamo fare già dal primo punto. E questo è questa è la squadra di quest'anno, insomma, ecco, quindi non so se siamo così abituati. Dico un assioma, una cosa scontata, se dico che sarà un quarto di finale equilibrato, combattuto, su questo penso che siamo abbastanza tutti d'accordo. Ci sono due situazioni che possono un po' sparigliare le carte. Una è l'eventuale possibile recupero di Mita, che Verona può avere un peso importante, se ce la fa recuperare. L'altra è il fatto che comunque voi avete sperimentato per diverse settimane, per diverse partite, l'assetto con i tre schiacciatori. Chi ha in partita in corso ti può cambiare il volto della squadra. È un'ipotesi che tieni sempre lì nel cassetto. Rispondo io perché posso rispondere. È nel cassetto, certo, Scusa. anche perché quando è stata provata, non è stata provata. Quando è stata messa in campo, non è che è stata messa in campo dopo un lavoro di palestra chissà quanto lungo. Io credo in situazioni di emergenza, sapete come la penso, insomma. È sempre pallavolo, insomma, non è che a calcio un terzino non vada in area. Nell'area avversaria a cercare di far gol, no? Ecco, voglio dire, si può cambiare qualcosina, ma sono sempre dei giocatori che ricevono e attaccano, e quindi questa qui è una nostra possibilità. È chiaro che, siccome questa è la squadra che noi abbiamo designato
disegnato in estate per vari motivi, infortuni e mie scelte, non sempre stata schierata in campo, però siamo convinti che questa qui possa essere la squadra che possa dare maggiori soddisfazioni. Dopodiché, rispetto al campionato, anche in panchina magari ci può essere una maggior reattività nei cambi, no? Perché durante il cambio, nel campionato tu devi anche dimostrare una certa, con i fatti, una certa fiducia, una certa, per creare l'autostima alla squadra e ai ragazzi. Questo, il playoff, è qualcosa che si brucia subito, e quindi anche la reattività dell'allenatore penso sia, debba essere diversa rispetto a quella che c'è nei playoff. Tipo il Modralenita dall'altra parte? Da quello che ho letto va in Grecia adesso, quindi... Quindi i giornali portano. Esatto, riportano la cosa corretta, quindi se sì, ci sarà. Non mi pare che gioca così male, insomma, perché ha fatto un cambio di punti. Siamo sempre lì, il giocatore non è che poi alla fine si può fare la differenza, però ne hanno un altro. Sì, penso che anche rodato, questo non toglie che manca un giocatore importante a Verona, al campionato italiano, e questo insomma non è bello, e soprattutto al di là delle riflessioni personali che il ragazzo potrà fare sul suo percorso, e anche l'ennesima dimostrazione che forse questo volley delle riflessioni deve fare, insomma, perché quando mancano i giocatori manca un po' di spettacolo, ed è quello che penso che sia l'obiettivo che tutti noi vogliamo raggiungere, no? L'eccellenza del nostro spettacolo, quando mancano loro, per infortuni, che sono gli attori principali, alla pallavolo manca qualcosa. Visto che i due playoff, quello di campionato e quello di Champions, si incastrano tra di loro in questo periodo, sono più diversi o più simili queste due tipologie di manifestazione, queste due tipologie di playoff, questi due playoff? Viviamo questo periodo tutto l'anno dove si intrecciano partite su partite, quindi credo che il periodo vada considerato dal momento dell'inizio fino alle partite che riusciremo a giocare con la stessa attenzione sia da un lato che dall'altra, senza dare importanza a uno più di un altro, perché noi abbiamo la volontà di voler raggiungere i nostri obiettivi e li mettiamo in campo con qualsiasi squadra, sia di Champions che di campionato, quindi c'è poca differenza tra le due. La buona sorte in qualche modo può darvi una mano, mi spiego, cioè alla fine le partite con lo Zaccia, che sembravano delle partite che potevano essere, quelle due sconfitte potevano essere decisive, perché nel caso in cui poi il sorteggio avesse, alla fine diciamo che non hanno condizionato quasi per nulla, insomma, questo sorteggio, perché siete finiti comunque nella fascia superiore, avete preso una squadra che è alla vostra portata. Per cui insomma, pensate di onorarla adesso questa buona sorte o no? Ma in questo io non è che, cioè, la buona sorte conta, io credo che in questo caso qui non sia stata buona sorte, anche perché quando noi abbiamo perso il giorno dopo, insomma, ai ragazzi ho detto cose diverse rispetto a quello che si sentiva, no? Perché ero convinto delle cose buone che avevano fatto, e vedevo che insomma era una classifica che andava avanti e che ci avrebbe portato in alto. La nostra, dopodiché, subito dopo le sue sconfitte, è ovvio che c'è la delusione, perché siamo sportivi, perché tutte e due le volte siamo arrivati vicini, ed è sempre più bello vincere che perdere, questo qui, ma la delusione non era relativa al fatto di dover o di voler arrivare avanti a uno, avanti all'altro, perché poi avremmo incontrato squadre più agevoli, tant'è che questa squadra che noi affronteremo non sarà agevole per niente, perché soprattutto ha una diagonale molto fisica, e noi un pochettino quelle squadre lì un po' le soffriamo, quindi è una squadra allenata molto bene, e quindi insomma
in questo in caso la buona sorte in cui io credo, ecco, non è che voglio dire ha partecipato tanto né nell'accesso né nel sorteggio, insomma, perché insomma, voglio dire, quello che dove siamo stati assegnati diciamo, nella griglia dei playoff è un qualcosa che i ragazzi si sono meritati perché hanno fatto due partite intense contro i campioni polacchi e quindi di conseguenza sono arrivati ad essere a meritarsi l'essere teste di serie. Allora, spiego meglio la questione. Io mi sono permesso di scrivere un paio di volte relativamente a quelle partite, entrambe le partite, che il problema non era soltanto il fatto che voi avevate perso le partite, perché le partite sì, non si perdono. Il problema era stato che voi avevate già vinto quelle partite e le avete perse. Mi spiego. Allora, il punto è, possono essere d'aiuto queste, cioè, Questa cosa lezioni, qua, no? guarda, Perché questa è questo. una lezione. Se servono da No, lezione, ma poi qui. è anche utile averle Sì, fatte, altrimenti è noi problema. giochiamo contro una squadra come Verona che era sotto 2-0 a 18-8. Ho visto. Allora, e quando dice già vinta o già persa, è un qualcosa che non è, però, siccome il linguaggio è molto importante, va dentro nella testa. È un conto è dire impossibile, è un conto è dire improbabile. Perdere 1-7 come noi abbiamo perso un tiebreak contro lo Zasca è improbabile, ma se dice improbabile vuol dire che c'è una piccola percentuale di probabilità. Noi quella sera lì L'abbiamo siamo, visto, e certo, qui, sì. però questo qui è un modo molto diverso di leggere. Quando tu dici impossibile vuol dire che non può accadere. Allora quando accade dice, ma allora? E invece ed è capitato anche a noi, cioè a Vibo eravamo indietro, non capita spesso, ma qualche volta capita. Ecco. E quindi la lezione è in quel frangente lì nessuna, perché i ragazzi in quel momento lì non è che hanno fatto delle stupidaggini, né che consideravano così, quindi non è che uno si è inventato una giocata spettacolare perché tanto considerava. E lì c'è stato il momento che è arrivato un errore, ma non è che prima non l'avessimo fatte, ed è arrivata una grande difesa della squadra ed è capitato che. Come capita durante la partita che una squadra fa 5 punti, quando capita nel finale tu perdi 7. Ecco. Però insomma, la lezione ancora una volta è da vedere dall'altra parte, nel senso che un giorno, quando saremo 11-14, noi sappiamo che è difficile ma non impossibile. Yes. Angelo, hai detto che Verona è una squadra con numeri simili nel complesso a Trento, ma con una differenza nelle due fasi. Dove sta questa differenza, soprattutto? Nelle due Ma hai studiato più tu. Beh, però l'abbiamo spiegato, insomma. Sì. Beh, io posso dire quello che insomma abbiamo sentito dal nostro staff, che la differenza sta nella loro fase break, che è sicuramente più incisiva della nostra per quel che riguarda la battuta. Loro hanno più continuità e sanno mettere in difficoltà l'avversario con molta variazione di servizio. E noi siamo più forti invece nella fase di cambio palla giocato e quindi abbiamo quell'arma in più da sfruttare. Ma credo che al di là dei numeri che ovviamente vanno studiati e vanno presi da esempio per lavorare su quello che andremo ad incontrare, ci sia proprio la fondamentale dell'atteggiamento con il quale andremo in campo e nel passato abbiamo dimostrato che la nostra fase break può essere incisiva e può essere pericolosa. Se riusciamo a mettere insieme un po' di cose utili per la squadra, otterremo sicuramente il risultato che vogliamo. C'è dalla nostra parte tanta tanta voglia di metterlo in campo e metterlo in pratica e lavoriamo per questo. L'ultima cosa che per quanto Sì, riguarda. magari forse Ah, devi fare. volevo chiedere una cosa più come capitano, noi siamo già parlati recentemente, e uno degli aspetti che io noto in te è quello psicologico, cioè tu hai una grande forza psicologica, secondo me, per cui c'è una persona che
se sbaglia, mette da una parte e è capace di rialzarsi rapidamente nel giro di pochi giorni, se servono giorni, ma anche nel giro di pochi punti, se servono dei punti. E oltretutto, oltre ad essere capitano, sei anche la persona con più esperienza in questa squadra che può. Hai dato qualche consiglio ai tuoi compagni in particolare per affrontare questo momento che è, per alcuni, come diceva Angelo prima, è anche un momento nuovo, non per la società ma per quelli che sono fatti. Ma io sono solito a suddividere le mie stagioni perché ognuna di esse ha la sua storia. E come diceva Angelo, quest'anno è nuovo dall'anno scorso e abbiamo inserito anche dei giocatori nuovi che hanno un loro bagaglio di esperienza. Tutti noi sappiamo giocare a pallavolo, nessuno è nuovo nel settore e non ho la presunzione di insegnare a nessuno o di consigliare a nessuno qual è l'esperienza di Trento nella fase dei playoff, ma semplicemente mi limito a incentivare i ragazzi durante l'allenamento e durante la partita a fare il meglio di loro, perché credo che questo sia l'unico modo per dare il mio sostegno a loro ed ottenere poi il risultato. Tutti noi sappiamo giocare bene, l'abbiamo dimostrato e non c'è bisogno di farcelo dire da nessuno. Dobbiamo vivere anche di consapevolezza e quella consapevolezza va messa in campo dal primo punto, da ogni partita, ogni set, senza pensare a cosa si è fatto prima o cosa è accaduto nella regular season o che partita contro lo Zax abbiamo perso da 11 a 15. C'è da lavorare, c'è da pensare alla prossima palla e farlo con la testa di chi ha studiato i numeri, di chi sa i punti di difficoltà delle squadre e sfruttarli, metterli a segno senza troppi se e troppi ma. Grazie, faccio realizzare. Grazie a voi. Grazie.